Lascia che il tuo cuore si risvegli. Oggi continuiamo la nostra serie chiamata Pregare per Israele, coscritta dalla mia amica Heather Johnston di JH Israel. Credo che la serie di questa settimana benedirà il tuo cuore mentre continui a crescere nell'amore per Israele. La vita può essere complicata, piena, affollata, follemente rumorosa, assordantemente silenziosa, tutto allo stesso tempo. I nostri cuori si intorpidiscono. I nostri sensi sono così sovraccarichi e costantemente bombardati che a volte mi chiedo se il mio cuore e la mia anima possano tenere il passo senza subire danni irreparabili. Eppure sapevamo che Dio ci chiamava a interrompere il caos e a fare spazio per un viaggio in Israele. Così i preparativi erano stati fatti e il grande giorno finalmente arrivò. Siamo atterrati in Israele, stanchi, accaldati e un po' scoraggiati dal fatto che i bagagli si erano persi durante il trasporto. Stanchi, iniziamo la nostra avventura e ci dirigiamo verso il deserto, verso il Mar Morto. Eravamo stanchi. Dio poteva lavorare in queste condizioni. Non era troppo difficile per Lui. Non avevo idea di cosa Dio volesse mostrarmi. Ma dubitavo che sarebbe stato sufficiente per colpire il mio cuore stanco. Immaginavo tanta sabbia, rocce e reliquie di pietra. Come cristiana, sapevo che Israele era importante e avevo letto di Israele nella mia Bibbia. Tuttavia, un vero amore per Israele non era mai stato trapiantato nel mio cuore. Sapevo che avrei dovuto essere innamorata, ma ad essere sincera, mi sembrava più un obbligo che non un vero amore. Così ho chiesto. Sì, semplicemente chiesto. Dio, risveglia il mio cuore al tuo amore per Israele. Ho bisogno di un miracolo nel mio cuore. Durante il viaggio è accaduto il miracolo. Dio ha messo in moto il mio cuore e lo ha risvegliato come l'alba. Dio ha posto un amore soprannaturale per Israele nel mio cuore. Ha acceso una luce. Ha acceso la luce all'interno del mio cuore che non sapevo nemmeno che ci fosse. Il mio cuore cominciò a battere con una nuova vita e passione. Ero innamorata di Israele e del suo popolo, sopraffatta dall'emozione e piena di gioia. Oh, grazie Gesù. Dio può fare lo stesso per te. Visitare Israele è meraviglioso. Tuttavia, non devi fare un viaggio perché Dio risvegli il tuo cuore per Israele. Basta fare spazio nel caos e chiederglielo. Preghiamo insieme. Dio, ti chiedo di mostrarmi come ami Israele. Risveglia il mio cuore a ciò che è nel tuo cuore. Mostrami come pregare per Israele. Voglio andare più in profondità nel tuo cuore. Accendi la luce per Israele anche nel mio cuore. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Heather Johnston.